Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Mi dispiace in realtà pubblicare questo video soltanto adesso, ma come ho detto l'altro giorno in live, mi sono completamente dimenticato il fatto che ci fossero questi dungeon a disposizione e quindi uno l'ho fatto subito perché mi è venuto istintivo farlo subito, l'altro invece ho detto vabbè, aspetto magari qualche giorno e poi lo faccio e invece me lo sono completamente tolto da testa, ovvero il Monte Nibel in Veryard. Che ripeto, ragazzi, non per cattiveria, non per qualcos'altro, ma mi sono completamente dimenticato di registrare e ovviamente anche di fare come videoguida. Per quanto riguarda questo dungeon, ovviamente non c'è molto da dire. È un classico dungeon che deve ovviamente avere un setup ben preciso per riuscire comunque ad addentrarsi più facilmente all'interno dei vari combattimenti e per quanto riguarda ovviamente i personaggi, al solito cercate di portare quelli più forti che avete a disposizione, però cercate anche di bilanciare un pochettino la vostra strategia. Per quanto riguarda ovviamente le caratteristiche del dungeon, avremo due rare chest che ovviamente vi farò vedere dove si troveranno, una trance di potenziamento iniziale che è per l'appunto la potenza di tipo terra aumentata del 20%, che sta ad indicare appunto questi personaggi o comunque in generale questo elemento, per dirla tutta, che vi darà aiuto. Quindi se avete pullato la nuova Lucia, se avete Glenn o comunque sia personaggi che possiedono attacchi di tipo terra, qui potete scatenarli perché vi daranno una grandissima mano. Crisis level che vanno ad aumentare come sempre da livello 1 a livello 5 in base ai boss che riuscirete a sconfiggere con un livello minimo di 129.000 fino a 197.100 che sarà il livello finale dei vostri boss. Symbol enemies che come potete vedere qui, ovviamente vi posso far vedere perché ho già registrato e completato il dungeon con i Vajradhara, Tai e Wu, che saranno praticamente i nostri boss finali, la Zetand Rattle che sarà un boss da tenere sott'occhio, che si trova praticamente appena prima del boss finale e può darvi qualche complicazione se non gestito nella maniera corretta. Il Maulcrawler, che ormai conosciamo benissimo, un merdone tancoso pazzesco. Il Vajradhara, Lin e Thumb, che invece saranno due boss intermedi, che saranno comunque molto semplici da gestire. E il Dragon, il Green Dragon, che sarà per l'appunto il primo boss che dovrete affrontare, che purtroppo, se non avete il setup giusto, potrebbe già rappresentare un primo muro. Per quanto riguarda ovviamente le ricompense, per ottenere il rank S+, bisognerà fare uno score di almeno 720.000, ma come potete notare io comunque utilizzando un cottage solo ho fatto 852.000, quindi il margine di miglioramento è senza ombra di dubbio molto molto sensibile. Ovviamente qui abbiamo le varie ricompense, qui c'è tutta la mappa, dove è possibile ovviamente guardare le chest e guardare anche l'ubicazione di tutti quanti i boss, ma io ovviamente vi farò vedere il giro che personalmente vi consiglio di fare anche per una questione di power up. E ovviamente per quanto riguarda il setup, questo è il setup che io sono andato ad utilizzare con un Sephiroth, Eris e Cloud, che come potete notare appunto essere prevalentemente magico il DPS di Sephiroth, Eris invece full support e Cloud invece ho fatto un ibrido magico-fisico con la nuova arma che abbiamo ottenuto praticamente dall'evento della Hell House, che comunque sia mi ha aiutato un pochettino per quanto riguarda la quantificazione del danno, però dal punto di vista ovviamente terra. Sephiroth, come sempre, DPS prevalentemente magico. Ho lasciato la seconda arma
con la prototype Crimson, semplicemente perché me la sono dimenticata. Qui potete tranquillamente cambiare l'arma, potete mettere non Ibi, potete mettere l'arma di Kuja, potete mettere una qualsiasi arma che vi permetta di ottenere comunque statistiche migliori, perché io qua avrei potuto ottenere delle statistiche migliori, però effettivamente non ci ho pensato e io ho lasciato lo stesso setup che ho utilizzato per la sua controparte in hard. 5325 HP, che non sono tantissimi ma non sono neanche pochissimi. Attacco magico invece di 2953, che sicuramente avrei potuto migliorare se avessi tolto possibilmente la Crimson, però alla fine mi accontento. Per quanto riguarda le abilità, ovviamente abbiamo boost magico e boost ice a livelli alti, proprio per permettere a Sephiroth di fare comunque danno elevato anche con l'arma ghiaccio, che purtroppo qui non ha nessun vantaggio elementale. E poi boost magico di livello 2 e il Frostblade Arcanum dato dal vestito, che ci consente di essere molto più incisivi, e Summon Shiva, perché ovviamente con Sephiroth ci va a braccetto. Come materie ho messo una Quakera, che mi permette comunque di sfruttare il potere magico di Sephiroth tramite le abilità terra. Un Poison Cure, ve ne basta uno, non serve averne troppo, ma non serve averne troppi, ma ve ne basta veramente uno. E poi alternate i vostri personaggi con sigillo triangolare e circolare, perché comunque saranno i due tipi di sigilli che dovrete utilizzare più spesso. È vero che Sephiroth qui ha il boost per quanto riguarda il sigillo AX, ma sinceramente il sigillo AX qua non ci serve a niente, quindi meglio un sigillo alternativo. Le sub weapon, al solito, boost magico e ghiaccio, boost HP e abilità magica, attacco magico fisico e ghiaccio, proprio per permettere a Sephiroth di essere il più incisivo possibile dal punto di vista offensivo, soprattutto elementale ghiaccio. Eris, come sempre, curatrice con debuff della Sana Umbrella, che secondo me, ripeto, rimane il setup migliore per un personaggio come Eris. Anche lei, materia di fuoco, che qua sinceramente non servono a niente, ma che ho dimenticato dal setup precedente. Quakera, che invece potrebbe in un qualche modo sfruttare quel poco di attacco magico che possiede Eris, e poi sigillo, in questo caso circolare, per alternarmi a Sephiroth, che ha quello triangolare. Sub weapon invece tutte quante improntate su HP, heal e difesa magica, anche se qui comunque sia la difesa fisica è quella più importante piuttosto che quella magica. Qui la difesa magica sarà utilissima contro due boss in particolare, ma il boss finale sfrutterà gli attacchi fisici, quindi se avete la possibilità di difendervi fisicamente è sempre meglio. Statistiche con 6000 di HP, che sono direi la cifra standard ormai a livello 60. Attacco magico di quasi 1700, che non è malissimo, non è buonissimo ma non è neanche malissimo, e healing quasi 1900, che con il boost del dungeon con un 40% di cure riusciamo sicuramente a raggiungere cifre molto molto elevate, che possono aiutarci nel breve tempo. Mentre invece per quanto riguarda Cloud, come vi ho detto prima, ho fatto uno pseudo ibrido fisico-magico per sfruttare l'arma nuova di Halloween, che per l'appunto effettua danni di tipo terra. 5500 HP, 2700 come danno fisico, 2058 come danno magico, difesa fisica leggermente più alta. Infatti ho lasciato la skin normale e non la skin da samurai, che l'ho utilizzata soltanto appunto come skin estetica, semplicemente perché mi piace, ma in realtà potrei tranquillamente utilizzare l'altra. Perché utilizzo questa skin? Perché questa skin mi permette di ottenere difesa fisica, un boost di 4 punti, che sinceramente schifo non fa, e mi permette di arrivare a 139 di difesa fisica, che sinceramente va bene, è comunque un buon risultato. Anche in questo caso avevo una Fire Blow che in questo caso non mi serviva, potevo tranquillamente mettere magari una Quakera Blow al posto di quest'arma magica per sfruttare ancora di più il mio attacco fisico, ma sinceramente parlando
avendo Eris che comunque mi debuffa attacco, difesa fisica, difesa magica, alla fine riesco comunque a fare dei buoni danni. Summon di Ramu perché giustamente vado in sinergia con il tuono di Cloud, e poi le sub weapon invece tutte quante con attacco magico fisico e ability potencies, attacco magico fisico, ability potencies, HP, attacco magico fisico, proprio per permettermi di camminare, non dico a pari passo tra attacco fisico e attacco magico, però avere comunque delle statistiche decenti che mi consentano di fare danni sia da una parte che dall'altra. È ovvio che Cloud qui sfrutterà molto di più l'attacco fisico, però qualche danno magico sicuramente vale la pena farlo. Detto ciò, questo è il mio setup, vi lascio alla run commentata ovviamente da me, e per quanto riguarda il resto direi che ci possiamo vedere poi con un prossimo appuntamento. Quindi grazie per essere stati con me, alla prossima. Allora, eccoci qui con la nostra run commentata. Ovviamente vi farò vedere il percorso per prendere le chest e anche i combattimenti magari un po' più accelerati contro i nostri avversari. Quindi prima chest common e andiamo subito ad affrontare il dragon. Il dragon, come vi ho detto, in questo caso il green dragon, come vi ho detto, l'unica cosa fastidiosa è il poison, ma veramente vi basta un solo personaggio che possieda un poison cure in modo tale da levare subito il poison e poi piano piano recuperare HP con i vostri personaggi. In questo caso io avevo Sephiroth che è riuscito praticamente subito ad eliminare il poison da tutti quanti, e poi ci siamo piano piano concentrati con i nostri danni. Il nostro setup fortunatamente sia con Sephiroth che con Cloud riuscivano comunque sia a fare diversi danni. Sephiroth, come potete notare, 13.000, 14.000, 15.000 danni a botta. Dopo il primo break del nostro drago ovviamente dobbiamo rushare, perché vi ricordo che nella seconda fase il drago effettuerà il Dragon Dive e quello effettivamente potrebbe farvi male. Nel frattempo carico le summon, io controllo la situazione. Qui sto vedendo che il Dragon Dive sta per arrivare, purtroppo mi faccio prendere dal panico dell'auto e faccio due summon che in realtà non servivano proprio, perché come potete notare me ne bastava soltanto una. Avrei potuto risparmiare la seconda per l'altro nemico, però meglio andare sul sicuro, inutile sprecare ticket per quanto riguarda questi dungeon. Quindi primo combattimento andato. Potenziamento che in questo caso vado a prendere un Healing Potencies, dato che comunque Lightning e Fire Resistance non mi servono praticamente a niente. Non ci sono nemici che comunque facciano tutti questi danni elementali qui dentro, quindi la Healing Potencies è quella che mi poteva servire di più. Andiamo tutta a sinistra, spacchiamo la roccia e giriamo dietro quest'altro ammasso di, diciamo, dietro quest'altro masso per recuperare un forziere comune e il primo forziere raro. Qui abbiamo i nemici che ovviamente non ci interessa, che sono nemici comuni che ci servono solo da Pungible, quindi possiamo tranquillamente skipparli, non danno score, non danno niente, quindi va bene così. Prendiamo prima la chest comune e accanto, praticamente dove sto sbattendo adesso, c'è la chest rara, quindi assicuratevi di raccogliere anche la chest rara. Sfondiamo il secondo muro e dirigiamoci subito verso il secondo boss. Secondo boss che, non fatevi fregare, non dovete andare da sopra ma andate da sotto. Perché vi dico questo? Perché andare da sotto vi consentirà di affrontare la versione depotenziata dei due gemellini. Versione depotenziata dei due gemellini che ci consentirà anche di ottenere una difesa magica più 60%, che contro i prossimi boss è assolutamente utile. Quindi qui andiamo giù di summon, ovviamente doppia summon in questo caso sia Ramu sia Shiva, che praticamente me li ha fatti shottare. Utilizzo anche Healing Wind di Eris per curarmi e dare ovviamente il boost ai miei alleati, e come potete notare praticamente il secondo combattimento non è neanche cominciato, perché le summon hanno fatto tutto il lavoro e poi abbiamo dato gli ultimi colpetti per eliminare scioltezza agli avversari. Questi avversari ovviamente li consiglio da affrontare prima, perché essendo non potenziati, quindi senza colore viola,
ci danno anche la difesa magica del 60%. Difesa magica del 60% che ovviamente ci può aiutare e ci può anche salvare un po' le chiappette contro il Maul Crawler. Il Maul Crawler, essendo livello 65, non è neanche tanto forte, nel senso non possiede tantissimi HP, però vi ricordo che questo è un boss estremamente tankoso, quindi rischiate comunque di perdere troppi HP. Il consiglio e soprattutto la cosa che vi raccomando, se riuscite, è di non scendere sotto il meno 50% di HP massimi tolti dal dungeon. Quindi io ancora sono al 30%, bene o male, 30-40%. Sono stato anche fortunato perché ho distribuito bene i danni, quindi da un lato mi sento anche abbastanza fortunato, però cercate di stare sempre sotto al 50. Qui ho ricaricato subito le summon, quindi le faccio subito per evitare che l'avversario possa attaccarmi con appunto il suo colpo caricato, che vi posso assicurare essere davvero fastidioso anche con un 60% di difesa in più. E dopodiché ce lo togliamo dalle scatole senza troppe complicazioni e senza subire troppi danni, perché grazie alla difesa magica del 60% riusciamo a tankare meglio e quindi subire meno. Siamo passati al Crisis Level numero 4, qui prendiamo la difesa fisica più 60%, perché i boss finali sono molto forti fisicamente, sono deboli di HP perché ne possiedono veramente pochi, ma sono molto molto forti e il primo attacco potrebbe shottarvi, quindi potreste fallire praticamente miseramente subito. Qui abbiamo l'altra Common Chest, però prima della Common Chest, altro combattimento, diciamo, scriptato, che ci serve per caricare le summon alla fine, che ovviamente ci permetteranno di avere un grande vantaggio. Quindi Common Chest, che prendiamo il Cottage, che sarà l'unico oggetto che utilizzeremo all'interno di questa run. Scendiamo sotto per prendere l'altra Common Chest, però prima di scendere sotto, se non le avete prese ed è questa la vostra prima run, vedete sopra praticamente c'è la seconda Rare Chest, quindi la seconda cesta rara. Assicuratevi di prenderla. A questo punto invece affrontiamo il penultimo boss, che è, come vi avevo sottolineato, è il fratello maggiore, chiamiamolo così, del Maul Crawler, ovvero lo Zedant Rebel, che è praticamente una reskin del Maul Crawler, resistente a tuono, quindi qua purtroppo il Ramu fa pochi danni, Shiva mi consente di fare un pochettino di danni e poi Eris, le cure che non mi servono ma ho sfruttato per il boost di power delle summon. Come potete notare, livello 70 è un po' più tankoso del fratello maggiore, perché giustamente la difficoltà qui è aumentata, però qui c'è una buona fase che potete sfruttare, ovvero questa, quindi boss che praticamente subisce più danni magici. Quindi se avete personaggi magici che riescono a fare tanti danni, questo è il momento migliore da sfruttare, perché altrimenti poi incomincia il power up del nostro avversario e questa è una fase molto pericolosa, perché come potete notare l'avversario inizia a buffarsi. Da me addirittura si è buffato di 3 livelli di attacco magico e 3 livelli di attacco fisico, quindi non posso praticamente permettere di farmi attaccare. Infatti, come notate, sta per caricare l'attacco. Io fortunatamente sono riuscito a fare dei buoni danni e riesco a buttarlo giù prima che mi possa attaccare. Se invece vi riesce ad attaccare, potrebbe essere un bel problema. Quindi utilizzate le summon o cercate, come me, di eliminarlo prima. Se riuscite ad eliminarlo prima, non dovreste avere più grosse difficoltà. Crisis Level, livello 5, qui ovviamente Earth Potencies, che però in realtà non mi serve a un granché, perché utilizzo le skill normali essendo più forte di base. Come vi ho detto prima, sono rimasto al di sotto del 50% degli HP subiti massimi, quindi utilizzo un solo Cottage solo per avere gli HP massimi e tankare il loro primo attacco, anche con la difesa aumentata del 60%, ma la cosa che qui mi ha veramente aiutato tanto sono le summon, perché qui
ho fatto tutte e tre, come potete vedere, gli attacchi, e nonostante i boss siano di livello 75, quindi di livello massimo, non hanno tanti HP. Infatti già con praticamente due summon, una dopo l'altra, ho praticamente tolto mezza vita. Quindi questa è una cosa molto 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 positiva, perché ovviamente il primo colpo purtroppo entra. Se riusciste a non fare entrare questo primo colpo sarebbe meglio, però notate che già mi stavano quasi shottando, nonostante io fossi full HP e avessi anche una difesa addizionale del 60%. Quindi capite già come questi nemici effettivamente siano molto forti. Una volta subito il primo attacco, il combattimento è letteralmente finito, perché loro sono deboli, molto molto deboli, nel senso hanno comunque pochi HP, quindi bastano un paio di colpi assestati nella maniera corretta e loro praticamente non riescono più a gestire la situazione. Fatto questo, abbiamo completato il dungeon, quindi ci godiamo la schermata dello score, ovviamente S+ con un punteggio più che sufficiente. Tra l'altro ho fatto anche un record rispetto alla mia run precedente, e quindi sono riuscito praticamente a chiudere anche questo dungeon in very hard. Un dungeon che comunque sia non ha nulla di incredibilmente complesso rispetto ovviamente ai ranking dungeon che siamo abituati ad affrontare, quindi prendetevela con calma, fatevi il vostro setup migliore, più magico che fisico, se ci riuscite. Il piccolo consiglio che vi posso dare è di fare un team magari più magico che fisico. Se avete la nuova Lucia, ovviamente sfruttatela, che qui è un mostro senza senso. Se avete personaggi forti magici, portateli comunque. E poi le cure o di Eris o di Matt o di chi che sia che voi abbiate buildato come healer, e non dovreste avere problemi. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Adios!